Alleluia, lode al gloria al Signore sempre, eternamente. Reduci dall'ennesima esperienza, dall'ennesimo convegno, momenti di incontro comunitari. Si torna e quello che il confrontarsi è come è stato, come l'hai vissuto. E devo dire che ringrazio Dio perché mi sta facendo perdere il centro di queste cose, o meglio, perché il centro in realtà non è ciò che avviene nel convegno, ma l'esperienza che noi facciamo in questo convegno. E questo convegno, come tanti altri che ho vissuto, per me è stato la bellezza dell'incontro, dell'incontro con i fratelli, la grazia di questo amore vicendevole, la testimonianza del bisogno reciproco di stare insieme, dell'insieme testimoniare Cristo, le esperienze che abbiamo vissuto in questo tempo che non ci siamo incontrati. Cioè, la bellezza la si trova in ogni cosa, al di là di ogni nome autorevole che può essere presente, al di là di ogni aspettativa che noi possiamo avere, veramente la straordinarietà di stare in Cristo ti permette di vivere ogni cosa cogliendone proprio l'essenza. E tante volte un'essenza del quale tu ne hai bisogno. Paradossalmente, attraverso una persona che diceva cose che per me non erano, cioè non erano in linea col mio pensiero, non erano in linea con le esperienze che ho io di Dio, paradossalmente attraverso quella persona Dio mi ha parlato e mi ha dato, mi ha, to ha toccato il mio cuore sollecitandomi un indirizzo da prendere nel cammino con Lui. È incredibile. Davvero, che le nostre parole arrivino a non avere più forza in quanto parole, in quanto concetti, ma in quanto mezzo di trasporto del messaggio di Dio. Bellissimo! Cioè, io quello che ringrazio Dio che in ogni cosa mi apre la straordinarietà dell'esperienza in Lui. Cioè, ogni cosa in Lui diventa straordinaria e scoprire davvero che al di là di ciò che le mie orecchie possono sentire, la mia mente può recepire, Dio ha un messaggio altro che vuol far arrivare a me, che vuol far arrivare a te. E oggi trascodifica completamente, no? Tutte le aspettative che abbiamo, tutte le aspettative e tutti i presupposti, tutti i pensieri, eccetera, che abbiamo anche nel fare un'esperienza di Lui, che è sì comunitaria, ma è anche personale. Perché c'è una comunicazione altra che lo spirito dà, c'è una parola altra che lo spirito dà, non una parola verbale, ma una parola nello spirito, una parola spirituale, un rema che proprio viene a trafiggere il nostro cuore di bene, trafiggere di vita, a portare un innesto di vita. È incredibile anche quando mi viene in mente quando a Maria è stato detto anche a te una spada trasfiggerà l'anima. Realmente Maria, attraverso quell'esperienza tragica, incredibile nel dolore, nella sofferenza, ha fatto un'esperienza altra di Dio. Attraverso quell'esperienza Maria ha avuto la visione delle cose del cielo. E Maria ha rinnovato nella sua vita una speranza straordinaria. Maria ha accresciuto la sua stessa fede, non in Gesù, non quanto figlio, ma quanto il Signore della sua vita. Bellissimo. Cioè, è incredibile come tutto, nello Spirito Santo, in Gesù, in Dio Padre, prende un valore altro. Un valore altro è un valore alto, non solo altro, ma un valore alto. Io ringrazio Dio davvero per questa illuminazione che sicuramente cambia il mio modo di vedere, il mio modo di vivere, il mio modo di aspettarmi le cose e soprattutto il mio modo di essere
sempre in comunione con Lui, in ogni tempo, in ogni contesto, con ogni persona. Io lo ringrazio, lo benedico e lo vogliamo fare insieme perché non ne possiamo fare altrimenti. Lode e gloria a Dio, lode e gloria al nostro Signore Gesù, lode e gloria allo Spirito Santo perché davvero ci apre gli occhi del cuore, perché noi possiamo essere vita in ogni tempo. Grazie, 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 infinitamente grazie.